Ciao, dopo qualche mese dal posizionamento della pompa di calore sul tetto, come vedrai nel video precedente, sono tornato qui nella discarica dove abbiamo posizionato la pompa di calore da 90 kW di tipo professionale e oggi verrà accesa. Da questa discarica esce il percolato e deve essere trattato, quindi hanno bisogno di riscaldare il processo chimico con un sistema efficiente visto che siamo nel 2019 e hanno pensato ad una pompa di calore da 90 kW. Questa alle mie spalle è la pompa di calore da 90 kW che abbiamo appena collaudato con due compressori, uno da 45 kW come pure l'altro, che partono in parallelo all'occorrenza e sta riscaldando il puffer da 1500 litri. È una pompa di calore ad alta temperatura appunto per attivare il processo chimico. Allora adesso ti porto giù nella centrale termica, per vedere anche la seconda parte dell'impianto. Ci tengo a precisare che questo tipo di pompa di calore è stato progettato per riscaldare, quindi per fare riscaldamento, mentre la maggior parte delle pompe di calore di questa taglia sono derivati dai chiller, cioè macchine che fanno raffreddamento, che con piccole modifiche sono diventate macchine anche per fare riscaldamento, ma le prestazioni, ovvero il COP alle basse temperature cala drasticamente, a differenza di una macchina del genere. Allora adesso ti porto giù nella sala termica per mostrarti il resto dell'impianto. Eccoci nella parte interna dell'impianto, qui alle mie spalle, come vedi, c'è un puffer da 1500 litri che viene riscaldato con la pompa di calore che è posta sopra il tetto. Poi, dietro il puffer troverai l'impianto con il circolatore che fa girare l'acqua tra la pompa di calore e il serbatoio. E alle mie spalle, in questo caso, vedi lo scambiatore a fascio tubiero dove gira il processo chimico. Andiamo a riscaldare acqua di un processo chimico che serve, come dicevo prima, per trattare il percolato all'interno di una discarica. Questo tipo di impianti è possibile realizzarli solo con pompe di calore che arrivano ad alta temperatura, quindi che superano i 60 gradi, altrimenti non si innesca il processo chimico. Allora, con questo ti saluto e ci vediamo alla prossima.